comunque passano davanti a te. Ecco, passa bestione lì che butta l'acqua. Cioè, vogliamo anche vedere lo spettacolo. Mi rivolgo verso le tribune. E vai, dovevano farlo prima però. Vero bambola? Eh sì. Misano, Misano. Con il circuito, come sapete, intitolato a Marco.
Senti che odore di idrocarburi. Sì, eh. Ah! Adesso si fermano per la partenza. Hanno scaldato le gomme. Ripassa il trattore a buttare acqua e vai. Serata.
Vi ricordo che poi ci sarà una pausa dopo questo momento e si ripartirà naturalmente intorno alle 21:15 con il freestyle motocross. Adesso vari motori che insomma girano in arena, adesso mi sembra che vada un po' meglio. Devo ringraziare anche voi. Ma sì, bello, però ci siamo divertiti lo stesso, no? Bella lì, guarda la bambola, bella. La bambola che è contenta, guarda, brum 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 brum, brum. Sono pronti al T3 qua. C'è qualcuno che mi chiama? Bella lì. Ah no, c'è, prego, sei comodo. Dai. Vai. C'è anche la safety car della police. Sì. Macchina americana. Tipo Fast and Furious. Sì. Essere qui con te di nuovo. Oh, ma è già passato un anno? Sembra così. Com'è Luigi, ti ricordi? E come l'anno scorso? Sì, è vero, ci siamo fatti col pattino quest'anno. Stasera sapone, ma è normale perché le piste da flat track quando le mani e poi le tiri sotto fanno sapone, quando abbiamo fatto entrare le auto che hanno in fronte a terra maggiore di tutte, che possono quindi un po' appiattire. Le facciamo un po' drittare, gli facciamo un mischiare un pochino la terra, appiattire, praticamente slittano e vanno verso il bordo, diciamo, dei cuori, delle dove ci sono le balle di fieno. Ci diamo la manina, insomma, e intanto ci prendono un pochino le misure, ragazzi. Prima tornata della serata in cui le carrozzerie belle lucide iniziano a macchiarsi nel fango, vedete il sapone su cui sono chiamati i ragazzi questa sera a misurarsi, è difficile guidare così, questi sono abituati all'asfalto che ti dà sempre la stessa aderenza o non aderenza, qui purtroppo o per fortuna invece si riscrivono le regole del gioco, perché sul brecciolino della Rede 58 in fondo è ovviamente terra battuta, quando la valle è un po' di pericoloso viene fuori, chiamato indipendente anche di sapone, fate vedere che i ragazzi stanno cercando tutte le traiettorie possibili proprio per fissare e appiattire un po' sulla terra per far sì che nessun punto venga fuori un polverone incredibile, che l'abbiamo visto prima, ma bisogna un po' avere la pazienza di attendere che la voce faccia il suo porco mestiere. Scusa Emilio, intanto che noi vediamo
Ma anche si gira. Così giusto per prendere un attimo. Noi quest'anno vogliamo fare qualcosa di più, perché tu sei un uomo molto ufficiale di questa linea. Darli ce la racconti, ci racconti per filo e per segno il carburatore, il tipo di gomme, il carburato, il pilota, ci racconti di tutto e di più. E allora pensiamo a Luigi Neretto, dobbiamo dare lustro con una sigla al nostro, alla nostra voce.